Partiamo dal presupposto che non c'è un valore ideale di vitamina D buono per tutti. Spesso il valore minimo indicato è un livello minimo buono solo per le ossa, ma non è sufficiente perché la vitamina D in quei pazienti possa svolgere tutte le sue attività che richiedono livelli molto più alti dei famosi 30 nanogrammi millilitro, che purtroppo oggi non sono scientificamente supportate da nessuna evidenza.